prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio, e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La parola che abbiamo ascoltato è molto illuminante. In Dio c'è luce, Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Ecco, allora, perché noi cristiani siamo tenuti a dire la verità sulle cose? Perché possiamo essere questa luce che illumina il mondo? Perché siamo nella stessa barca. Papa ce lo ripete spesso questo, cioè siamo tutti peccatori. E Giovanni ce lo ricorda con grande chiarezza: non siamo qui a giudicare gli altri, non siamo a giudicare gli altri, non siamo a dare un giudizio su coloro che commettono i peccati. Non siamo noi i giudici, siamo chiamati ad essere luce. È chiaro che chi vive nelle tenebre vuole rimanere nelle tenebre, la luce dà fastidio. E basta semplice esempio: quando io sto in una stanza totalmente buia e il sole mi appare immediatamente, il primo gesto che io faccio è quello di nascondere la testa sotto il cuscino, perché la luce mi dà fastidio. Da questo semplice esempio capiamo perché il mondo ce l'ha con la Chiesa, ce l'ha con questa luce che vuole mettere la verità sulle cose. Ma non per
dare un giudizio, ma per salvare, proprio perché vuole rendere consapevole il mondo del proprio peccato, perché è un'azione diretta dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che rende consapevole del peccato. Purtroppo in questo mondo c'è un grande fraintendimento, questo fraintendimento è opera essa stessa del demonio, del nostro nemico, non del nemico di Dio, ma del nemico dell'uomo. Ed è il discorso sul senso di colpa. La Chiesa non è chiamata a rendere colpevoli gli altri. Non è chiamata a rendere colpevoli gli altri. Il senso di colpa è qualcosa che genera l'uomo stesso quando vuole rimanere nelle tenebre e non vuole lasciare che questa luce entri dentro di lui. Il senso di colpa è esattamente un'opera dell'orgoglio, dell'io, che si sostituisce a Dio. E nel Salmo 35 c'è esattamente questo che sto dicendo. Il Salmo dice così: nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Questo è il senso di colpa che viene generato dall'empio, cioè da colui che vuole rimanere nelle tenebre, ed è quindi colui che guarda se stesso davanti a se stesso come in uno specchio e non trova via di uscita, e quindi vede il suo peccato, lo odia, lo detesta, ma non ha nessuna via d'uscita. Il senso del peccato che ci viene illustrato dalla parola di Dio è tutta un'altra cosa, perché ci dice sì che noi siamo nelle tenebre e siamo nel peccato, ma ci dice anche che noi abbiamo colui che ci libera dal peccato, che ci salva, il nostro Salvatore. Ed è questa l'azione dello Spirito Santo, un'azione cioè liberante. Colui che si sente peccatore si sente libero, perché sa di avere un avvocato presso il Padre. E allora non siamo qui a pregare e a giudicare coloro che commettono il grave peccato dell'aborto, ma siamo qui per pregare per loro, per rendere questa testimonianza e per far sì che anche loro possano accogliere questa luce e possano venire liberati. E capire quindi che Dio libera. Ed è il fatto che noi possiamo dire questo, lo possiamo dire, come ho detto, perché siamo tutti peccatori, tutti quanti, nessuno escluso. Non ci ergiamo a possessori della verità e quindi ci mettiamo sopra un altare e giudichiamo gli altri, ma siamo in mezzo agli altri e preghiamo per gli altri, perché Dio stesso si è voluto fare peccato per noi. L'Egitto è il segno del peccato, è il segno dell'impietà. Il popolo che teneva schiavo il popolo di Israele, e quindi l'Egitto è il segno della schiavitù del peccato. Eppure il profeta dice che Dio chiama il proprio figlio dall'Egitto. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Dio si è fatto peccato per noi. Lui che era senza peccato ha voluto essere uno di noi. Ha voluto anche lui far parte di questo popolo peccatore. Ed è per questo che va da Giovanni a farsi battezzare. Ecco, allora, questa Eucaristia, questa celebrazione deve richiamare a noi la forte testimonianza che siamo chiamati a dare, ma in questa carità. Non facciamo un'opera di giudizio, ma facciamo un'opera di misericordia. Non sappiamo che cosa abbiamo
che cosa abbiano detto i pastori e i santi magi una volta giunti ai piedi del Salvatore. Certamente avranno espresso sentimenti suggeriti loro dallo Spirito, e quanto vogliamo fare anche noi perché la nostra preghiera risulti gradita al Signore di tutte le misericordie. Ci alziamo in piedi e diciamo: ci salvi la tua destra, Signore. Ci salvi la destra, Signore. Quanto sangue scorre nel mondo, ora versato per nobili ideali e ora causa di ingiustizie e violenze. Uno solo però salva e rende meritorio ogni dolore umano, quello di Cristo, perché gli conserviamo perenne di conoscenza e di amo. Ci salvi, Signore. Dopo aver peccato, l'uomo è tentato di autogiustificarsi, ed è la colpa più grave, affinché riponiamo ogni fiducia in Gesù, Avvocato nostro validissimo presso il Padre, preghiamo. Ci salvi, Signore. La fuga in Egitto della Sacra Famiglia dà rilievo alle grandi migrazioni dei popoli nella storia antica e contemporanea, perché ci sentiamo tutti pellegrini sulla faccia della terra, legati a un comune destino e impegnati in operosa solidarietà, preghiamo. Ci salvi la tua destra, Signore. La strage degli innocenti e il pianto delle loro madri richiamano alla nostra attenzione il problema degli attentati alla vita dell'uomo, dal suo primo fiorire alla sua fine, perché le nostre convinzioni e la nostra condotta siano in proposito illuminate e ferme, in piena consonanza con le direttive del Magistero. Preghiamo. Ci salvi la tua destra, Signore. Per le sofferenze della Sacra Famiglia nell'esilio in Egitto, le porte della Gerusalemme Celeste si aprono ad accogliere tutti i nostri defunti. Preghiamo. Ci salvi la tua destra, Signore. Per la conversione di tutti gli operatori e collaboratori dell'aborto, orribile delitto che sottoscrive la condanna dell'uomo, della donna, del medico e dello Stato. Giovanni Paolo II. Preghiamo. Per la conversione di quanti, con i potenti mezzi della comunicazione sociale, sostengono, giustificano e diffondono questo gravissimo peccato, che viola il comandamento di Dio, non uccidere, e disconosce il Magistero di Cristo e della Chiesa. Preghiamo. Ci salvi la tua destra, Signore. Infine, a te, Madre di Misericordia, ricordiamo, perché riconduca alla casa del Padre tutti coloro che, sedotti dall'errore, si sono allontanati dalla verità e dall'amore di Dio. Preghiamo. Ci salvi la tua destra, Signore. Amabilissimo Salvatore, che nel sacrificio dei santi che oggi onoriamo hai accettato e santificato il dolore innocente, rendici voci di tutte le creature che prima ancora di conoscerti fanno della loro vita un omaggio a te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che fai dono della tua santità anche ai bambini che ne sono ignari,
Accetta questa offerta per il sacrificio e dà un cuore semplice e puro a noi che celebriamo i tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di Maria Immacolata, nostra mamma, vi benedica di onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.